No, sta scena non mi piace. No, qua non sono venuto bene. Oddio, devo ripetere questa. Non è possibile, non posterò mai una cosa del genere. Qui invece sto capello non mi piace come sta. Oddio, forse il blu non mi valorizza. E intanto qualcun altro posta un video al posto tuo. Quando si inizia a fare dei video è sempre così. Hai paura del giudizio degli altri, non ti piaci. Oddio, il suono della mia voce, che schifo. E si cerca sempre di fare un prodotto perfetto. Te lo dice uno che certa rabbiatura mi prendevo quando mi mettevo davanti alla telecamera e dicevo: oddio, ho sbagliato questa frase, oddio, ho sbagliato questa parola, oddio, mi sono dimenticato, c'avevo il bottone che non andava, il capello, questo, quell'altro, mi innervosivo. Niente, giornata persa. Perché? Perché ero uno di quelli che era schiavo del perfezionismo. E fortunatamente, con l'andare avanti del tempo, ho capito che questo era solo un problema mio. Leggi tra le righe, questo non vuol dire che ti devi mettere davanti alla telecamera e quello che esce è tutto buono. Però, tra andare allo sbaraglio e comunque non essere perfetti, ce ne basta. Perché non c'è bisogno di essere perfetti? Prima cosa perché non sei una macchina, sei una persona. E quindi se sbagli una parola, una frase, un accento, l'importante non sono solo le parole, ma anche il modo in cui vengono comunicate. Che poi nulla ti vieta di correggerlo successivamente in post-produzione, mettendo un bell'asterisco con una bella parola giusta al posto di quella che hai detto sbagliata. E come si dice a Roma, passa la paura. E oltre a non essere una macchina, devi darti anche l'opportunità di sbagliare. Tieni presente che stai iniziando a comunicare in un modo completamente diverso. Un conto è parlare quotidianamente con una persona face to face. È un modo che utilizziamo tutti i giorni, quindi ci sembra così banale, scontato. È un conto è registrare davanti a un obiettivo, dove non hai un feedback, dove in molti casi non hai neanche un monitor per vedere come stai venendo, dove non c'è nessuno che può darti un consiglio o un parere se non dopo aver finito la registrazione, e dove non hai la possibilità in diretta di vedere l'utente come si interfaccia al tuo video, perché non vedendolo non hai possibilità di cambiare il tiro, di cambiare tono. È per questo che è importante strutturarlo prima. Ma questo è un altro discorso che affronteremo in un altro momento. Ritornando alla nostra cara e dolce perfezione che cerchiamo sempre, datti la possibilità di sbagliare. Ci sono tre cose che contano realmente a livello comunicativo, più della lettera sbagliata: come comunichi, il cosa comunichi e soprattutto a chi lo comunichi. Queste tre cose, unite alle conoscenze, al tempo e alla pratica per metterle in atto, ti permetteranno di creare video dal messaggio semplice e coinvolgente e di portare un utente che lo sta guardando a compiere l'azione che tu hai deciso di fargli fare. Bene, anche per oggi è tutto. Se ci sono dei dubbi o delle perplessità, come al solito, scrivili nei commenti e ci vediamo al prossimo video.